Allora, dai, partiamo con le notizie, una serata lunga, un sacco di ospiti. Non si può non parlare della notizia del giorno, cioè di questa malaugurata rapina al nostro sindaco. Avete visto varie ipotesi, hanno sbagliato strada, hanno cambiato i cartelli stradali, tutto sì, così. In realtà so perché, c'è un motivo per... si è perso per Buenos Aires. Perché? Cercava Zampolli. Dopo 91 anni è cambiato il regolamento comunale di Trieste, il cosiddetto mille divieti, no? Viene approvato dopo, pensa, dopo 11 ore di consiglio comunale. Primo, sarà permesso sdraiarsi nelle zone balneari. C'è scritto oggi sul piccolo. Se può andare al bagno siamo tutti tranquilli. Sull'acqua. Ecco. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Ma te potessi anche mettermelo un attimo là, no? Qua. Grazie, fammi sto favore, Don Getty. Beh, lui. Coste rullavi, senta fora da Mirella la sera del 2 dicembre. Ah, tu sei un writer. Ho capito. Hai fatto delle opere in città anche? Dico, però mi fa male il braccio, però. Ah, mi fa male il braccio? Il braccio duro, bomboletta. Sì, perché avevo finito la bomboletta, ho fatto tutto con la pena, una pandemia. L'altro giorno, di domenica, dopo la mescia, un cittadino, il primo che è uscito, il primo cittadino, è venuto da me, dopo che ci è scambiato il segno di pace, mi ha guardato, mi ha preso per il bavero e mi ha detto, va via, barbon, strazzon, guarda, che te spussi, va via, spussò. Allora mi ero sai contenta, no? Che potevo andare al corteo, che pensavo che il corteo era uno di quei localini che ha aperto a Italy. Aliva Cicinin! Dime Cinciut! Cinciut! Parlavo con Clint, che gal Cinciut, ma stamattina era tutto Cicinin! Dove te che ha messo quelle mutande commestibili e la stracciatella che te che avevo regalato per Natale? 6 anni che non femo sesso, dei, e poi quelle mutande che te disi ti, te me le ha regalate 5 anni fa, e visto che non le avevo mai usate, che le godate al gatto. Ma va, che piace la stracciatella? Allora, Diego Manna di Boralà mi ha convinto ed mi è stato dietro per un anno, abbiamo pubblicato il libro dei radiodrammi e lo presenteremo ufficialmente lunedì prossimo, che non c'è Pupchi, nella saletta del Ridottino del Miela, quindi io, Laura e forse Morpurgo, che non lo sa, insomma non lo sa, lo sa in questo momento. C'è un'organizzazione ferrea. A che ora, Sandro? A che ora? Alle 18:00. Alle 18:00. Questo è proprio.